Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Dark Souls 3. Signori, riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Vorrei ritornare però un attimino dal gigante prima di fare qualsiasi altra cosa. Magari ci siamo dimenticati qualcosa là in zona. Yorm il gigante, però me l'ha attivato il falò. Anche se non ci abbiamo cliccato noi, me l'ha attivato. Volevo vedere un attimino qua la zona prima di proseguire qua nel castello di Lothric, castello dove la prima volta siamo scappati malissimo da tutti i nemici, mentre questa volta li affronteremo e recupereremo come sempre tutto quello che c'è da recuperare. Ora, ci ritroviamo qua nella capitale profanata. Io non so se c'è roba, tipo là non ricordo nemmeno se avevamo delle anime, non lo ricordo minimamente. Sono una tempesta, perché okay, qua non c'è nulla. Qua sedeva il nostro gigante e non credo che ci sia roba da prendere. Questa è stata abbastanza semplice come zona, una zona abbastanza veloce, ma teoricamente dovrei ritornare anche all'altare del vincolo, giusto per posizionare quest'altro signore dei tizzoni e vedere effettivamente magari cosa possiamo fare con la sua anima. Comunque qua no, non c'è più nulla. Oddio, roba in giro da recuperare sicuramente ce ne sta. Magari poi ci facciamo un giretto verso la fine, cerchiamo di recuperare un po' il tutto, ma per il momento, visto che qua non c'è nulla, direi di tornare all'altare del vincolo, che comunque abbiamo 36.000 anime, e vedere cosa possiamo fare effettivamente. Allora, in primis voglio vedere dove possiamo posizionare sto gigante. Lei non ha niente di nuovo da dirmi, vero? No, non sembra, ok. Sta qua il gigante? Potrebbe stare qua il gigante? Vabbè, ci abbiamo posizionato qualcuno, non so se è il gigante. Sembra di sì, ha una testa gigantesca, quindi credo che sia il gigante. Abbiamo altro da posizionare? E nulla signori, mi sono fatto un giro e nei troni non possiamo posizionare nient'altro. Dunque, parliamo con lui e vediamo che cosa possiamo fare. Avvia il trasferimento. Potremmo fare un macete pesante. Non credo che ne valga la pena. E addirittura lo scudo di Yorm. Ma serve tipo 40 di forza. Non possiamo utilizzarli, signori. Sono oggetti che non possiamo minimamente utilizzare. Queste sono stregonerie, quindi non ce ne facciamo nulla. Per il momento, direi di lasciare il mondo come si trova. A questo punto, prima di fare un livellino, abbiamo per caso roba da consegnare o delle ceneri per caso? No, non abbiamo ceneri. Ok. Ho per caso qualche scheggia di Estus da consegnare a lei? Io non so se ne ho raccolte, quindi no, ok. Non possiamo fare nulla. Qua il tipo, boh, mi sa che è morto male perché non è più tornato indietro. Ed è un peccato. Peccato. Mentre per quanto riguarda il nostro piromante, il nostro maestro piromante, possiamo aumentare qualcosina del tipo... Possiamo rinforzare questa? No, la possiamo rinforzare. Acquisto oggetto, oddio, non c'è nulla. Tomi non ne abbiamo trovati. Anche se comunque con la piromanzia direi che siamo a posto. Abbiamo sta mega piromanzia OP, quindi ci sta. E rinforza arma, posso fare qualcosa? Non posso fare comunque nulla, quindi apposta così. L'unica cosa che possiamo fare, eventualmente, è un livellino qua dalla signora. E dobbiamo continuare sull'armonizzazione fino a sbloccare un nuovo slot, quindi conferma. Assolutamente sì, e con le anime che mi restano... Oddio, un altro livellino lo potrei fare volendo, aspetta un attimo. Quanto serve? Perché comunque abbiamo 9.000 anime, qualche anima la posso vendere. Devo vendere praticamente 20.000 anime. Vediamo cosa possiamo fare. No, acquisto oggetto, vendi oggetto, perché le anime le abbiamo, oddio, cioè mi basterebbe vendere ste due e ci siamo. Però, teoricamente anche 18.000 dovrebbero bastare. No? Mi mancherà pochissimo, ne sono sicuro. È che non lo sapevo io. 300 anime, signori. Vabbè, ne vendo una da 400, ce n'è da 400, come siamo combinati? Anima, 3.000, 1.000, 8, 400, a posto. Abbiamo l'anima da 400 che ci consente di fare un altro livellino.
livellino che sempre mettiamo in armonizzazione e ancora non ci sblocca il quarto slot, quindi dobbiamo continuare con l'armonizzazione. Però perlomeno abbiamo fatto due livelli e ci sta. E adesso direi che siamo pronti per andare nel castello di Lodric. Abbiamo qualche scheggio di non morto, ma abbiamo anche scheggio di non morto. Va bene, a posto. Viaggia verso... potrei andare direttamente qua, ma voglio andare al castello di Lodric. Certo, potevo anche partire dalla danzatrice, ma vabbè, ormai che siamo qua. Oddio, vabbè, facciamo il giro, dai. Facciamo le cose come si deve. Buttiamoci. E che cos'è? Saliamo dalla strada corretta. Che sarebbe questa poi alla fine, no? Ok, ci buttiamo qua, siamo qua. Ci sarebbe anche quest'altra strada. Questa è una strada che non abbiamo visto l'ultima volta, perché c'è stava un tipo cazzuto e cattivo da ste parti, no? Eccolo là. Mentre a sto giro, volendo, io quasi quasi ci proverei. Ormai abbiamo affrontato gente anche più grossa. Aia, aia, la mazzata in faccia però non va bene, eh? Te lo dico. Stia calmo, stia buono. Nulla ci fa perdere la guardia, sto stronzo. E niente. E iniziamo a utilizzare le fiaschette. È un po' di tempo che non gioco, quindi abbiate pazienza. Devo riabituarmi un attimino con i tasti. Dai Afro, prendila alle spalle. Bravissimo. Facciamo fuori lo stronzo. Schivalo. È che siamo in un luogo angusto e giustamente colui è avvantaggiato, perché noi non lo stuniamo, non fammo niente. Lui invece continua a dare mazzata al vuoto, perché comunque è morto male. Frammento grande di titanite. Questi sono ottimi per farmare frammenti. Qua c'è una leva che serve a richiamare eventualmente l'ascensore. Ascensore che ci porta giù, ma non ho idea di dove esattamente, non lo ricordo, quindi vediamo, vediamo. Non sembra che ci sia nulla da droppare in aria. Ah, ma c'era un altro livello? Doppio livello? Aspetta un attimo, sali su. Eh no, perché c'è un doppio livello. Volevo scendere, ma no, non è sceso, si è impallato. Scendi qua. Giardino del re consumato. Ah, sì, ricordo questo boss. Scheggia di Estus, ottima, ottima. Poi, da quest'altro lato, ci possiamo buttare e poi siamo praticamente là. Vabbè, buttiamoci qua. Recuperiamo un pezzo di titanite. Comunque fa sempre comodo. Anche se salto là non c'è nulla, quindi mi sa che tocca scendere. Questi non dovrebbero essere un grosso problema, giusto? Oddio, sotto. Tosti, però sta piromanzia devastante, quindi... Ah, qua ci intossichiamo male! Qua ci intossichiamo male. E questo è peggio del veleno. Questo è decisamente peggio del veleno. Quindi fatemi usare subito questo. L'intossicazione è devastante, stiamo attenti. Non so se ho qualcosa per difendermi... Ma onestamente, per il momento va bene anche così. Poi si poteva scendere da là, praticamente siamo sempre in quel punto. Qua va bene, no? Sì. Cazzo. E vabbè, però c'è qualcosa da raccattare, che fai? Non te la prendi? Nello del sacrificio, nello del sacrificio, questo è ottimo. Nello del sacrificio è devastante. Ah, ma anche qua va veleno, ma cazzo, ma va veleno ovunque. E vabbè, intossicazione. Afro, però mangi pesante, che ti intossichi così facilmente. Su, via. Là sopra ce n'era un altro di quei cosi. Vabbè, siamo intossicati, signori. Sti cazzi. Ormai, visto che siamo intossicati, andiamo avanti di qua. Ok. Che c'è qua che ci frega male? Sti bloboni? Cazzo, lo strozzo! No, 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 dai! Ma questo da dove minchia arriva? Noi ce ne andiamo sempre nella zona più complicata, comunque, non è che facciamo la strada easy e poi qua ci veniamo dopo con calma, che secondo me sarebbe anche da farsi. No, lo fammo prima. Quindi andiamo qua. Scendiamo giù e poi magari
Lo riattivo l'ascensore, così non perdiamo tempo se moriamo, perché tanto moriamo. Cioè, non è che ci sono tante alternative. Il nostro afro rischia la pelle ogni 3x2, quindi figuratevi se. No, no, no! Ok, sono stato coglione io, abbiamo buttato 9.000 anime. Ero convinto che non me l'aveva attivato l'ascensore, quindi stavo risalendo su per poi risaltare giù, perché poi mi sono accorto che comunque c'è l'avvelenamento anche là nell'ascensore. Porca puttana, Afro, non facciamo ste stronzate, dai. Noi che possiamo morire ogni 3x2, abbiamo appena iniziato, almeno il tempo di andare un attimino più avanti, no? Salve, salve, lei è inutile che... Vabbè, che cazzo recuperi le anime, non ci sta niente. Non c'è niente nelle anime, ma zero anime. Perché poi uno ci spera fino all'ultimo che magari c'era roba interessante. No, più che altro perché se moriamo, poi vado a richiamare l'ascensore con quello là. Quindi fai così e datte, corri. C'è qualcosa qua? Non c'è niente. Ok. Cazzo, eccolo dove stava. Aspetta, aspetta, stai buono. Stai buono. No, che qua mi avveleno. Forse mi avvelena anche qua, non lo so. Quanto danno, quanto danno. Non lo so quanto danno, fallo fuori. Ok, non è morto? Cazzo però, Afro. Ok. Frammento grande di titanite. Ma c'era prima questo qua? Era di là, l'ho attaccato. Non lo so, non lo so. So nemmeno io che giro ho fatto. Dove sto? Ecco là, c'è lo stronzo che prima ci ha attaccato male. Ricordavo che c'era qualcuno qua sopra, ma non ricordavo che era lui. È lui che ci ha fatto morire male prima. Mo' gli spacchiamo il culo. Alzati, stronzo, che mi ha fatto perdere pure la brace. Ahi, è così, di nuovo alle spalle, massacriamolo. Questi sono semplici, signori. Questi non so quei mostri che ti schivano ogni mezzo secondo. Sono forti, sì, ma fino a un certo punto. Cioè, se fanno facile, dai. Avete visto? Un attimo è stato. Che ci voleva? Frammento grande di titanite. Ok. Poi dovrei ripulire la zona, lo so. Qua avveleno? No. A posto, a posto. Quindi farei fuori quasi quasi. Sto stronzo qua un po' imbascato, perché sennò ci ammazza male lui. Sta lumachina? No, non diamo i calci alle lumachine, Afro. Devi ammazzarle le lumachine. Se no le lumachine ammazzano te. Eppure male. Fammo fuori quello? Fammo fuori questo, dai. E uno. E due. E tre. Quello perché gli ho dato quattro colpi? Non si sa. Oh, anche questo fatto fuori. Poi, qua abbiamo un altro stronzo che si finge morto, ma in realtà è un non morto. Quindi eliminiamolo, a posto. E da queste parti ricordo che c'era pure un falò tipo qua sopra. Però ora vediamo con calma, eh. Vorrei recuperare queste cose, ma prima vorrei anche fare fuori sti stronzi. Questo si è fatto tipo tutto il giro. Attenzione alla macchina! Attenzione alla macchina! Attenzione alla macchina! No. Bloccami quello. Quello è più importante della macchina. Cazzo, Afro, non perdere il lock mentre lanci le piromanzie. Porca puttana, Afro. E niente. Da come perde il lock sto coglione. Ammazzalo. Porca troia, Afro. Devi essere un po' più reattivo. Lei ha rotto il cazzo, glielo dico in amicizia. E che cos'è? Frammento di titanite e brace, buona. Anche lei, proprio adesso basta, stop, e fermatevi un attimino. Resina marcia. Frammento grande di titanite. Qua c'è l'inchiappettata, gemma oscura, no? Nessuna inchiappettata sotto sta scala? Fatemi controllare se c'è altro. Non sembra, non sembra, quindi a posto. Qua abbiamo ripulito un pochettino. L'inchiappettata sicuramente sta qua sotto. E
Io vorrei recuperare ste robe. Resina, armatura e cazzo e niente e niente. Attiva questo e usa una brace, dai. Così abbiamo un po' di PV. Afro, mi raccomando, non fammo stronzate, vatti a prendere quelle e buonanotte, no? Non dobbiamo fare nient'altro. Artiglio e datte, 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 datte. E niente, ci siamo intossicati comunque. Vabbè, utilizziamo un altro di questo, togliamoci l'intossicazione per sicurezza. E teoricamente abbiamo raccattato tutto quello che ci stava qua. Si spera. Teoricamente non ci dovrebbe essere nient'altro. Quindi saliamo giù, scendiamo da quest'altro lato, e la macchina non me ne frega assolutamente nulla da ammazzarla, quindi la possiamo lasciare anche là. E devo andare da quella parte, quindi possiamo anche scendere da questo lato, ovvero il lato dove siamo scesi prima, e andare eventualmente su ste scalinate. Da quest'altro lato invece c'è roba, quindi potremmo anche passare di qua volendo. Ho visto qualcosina, no? Infatti c'è sta qualcosa da prendere. C'è sta anche un'inculata? Qualcuno che si butta male da qua? Pezzo di titanite. Non so se c'è qualche muro invisibile a ste parti. Non sembra. Ok. Questo che è una colorazione un po' strana, no? Qua c'è un buco con niente. Ok. Qua sopra. Qua? No. Mentre qua sopra c'è un ascensore. Proviamo l'ascensore? Ascensore che sale su. Ancora là abbiamo delle scale da vedere. Però vediamo intanto dove porta sta ascensore. Magari ci sblocchiamo una specie di scorciatoia. E non sarebbe male. Dove siamo? Dove sono? È una scorciatoia o che cazzo? Io non ho capito dove sono finito. Ma lei chi minchia è? Mi scusi. Ma sono due, sono tre, quanti cazzo sono? Scaglie di titanite. E mo'? Vabbè, il nanerottolo sti cazzi, eh? Non so dove sono. Senta, la finiamo? Ok. Poi. Altro nanerottolo qua. Che cazzo, cazzo, cazzo! Porca puttana! Stronzi! E datti una calmata! Guarda sto stronzo, ah, cioè stava ammazzando malissimo. Fortunatamente avevamo la brace attiva, perché con i PV base non saremmo mai riusciti a farlo fuori. Chi cazzo sono questi? Sono gli incendiati. Vabbè, sono maglietti? Non lo so. Sembrano semplici da fare fuori. Fanno un cazzo. Ok. Morti. Qua non sembra che ci sia nulla. Attenzione ad altri eventuali nanerottoli che ti saltano addosso. Pezzo di titanite. E una porta da aprire. Una scorciatoia? Dove cazzo sono? Castello di Lothric. Ah sì, ok, abbiamo fatto tutto il giro. Ok. Quindi sì, è una scorciatoia, però. Ah! Là è dove c'è quello, quindi la scorciatoia sta tipo qua sopra. Tu vai qua, passi
Schivi tutti questi che comunque te vogliono ammazzare male e vai là sotto, perché là sotto teoricamente c'è il boss, oltre quella scalinata. Ok. Ci proviamo ad andare mo da quel boss, no? Scusate. Comunque, sì, è abbastanza fattibile superare sta zona. Ci sono un paio di quei nanerottoli bastardi, ma si può fare. Utilizziamo questo. Aspetta, ma c'era. Scusate, no, io ho visto una cosa. Magari mi sbaglio io. C'era un luogo dove scendere? Sì. Giardino del Re consumato. Ma dove siamo? Beh, qua c'è qualcosa da raccattare, quindi lo prendiamo. Anello scaglie di drago. Se non mi inculano male, vediamo che cos'è. Riduce i danni subiti alle spalle. Oddio. Utile, ma Afro solitamente non si fa attaccare alle spalle. Afro proprio si fa prendere ammazzate in faccia. Quindi non è propriamente il top. Lei che sta a fare qua? Ah, sì, ricordo questo qua ad attaccare male in questa zona. Che poi siamo là praticamente salendo le scale. E giustamente dà parecchio fastidio. E qua c'erano sti due bastardi. Che non so se fare fuori perché c'è qualcosa da raccattare qua per caso. Io non so dove devo andare. Aspettate un attimo. Mi sono perso. Mi sono leggermente perso. Questa è la palude, giusto? Ok, di qua ci sta la scalinata. Là c'è qualcosa che non abbiamo raccattato, ma ci andiamo. Che è l'altra scalinata, quindi dai, subito, senza avvelenarsi male. Saliamo da qua. Prendiamo questo pezzo di titanite, vabbè, fa sempre comodo. Qua non si può passare, vero? No. E qua siamo dove eravamo prima. Di là non si può salire, è tutto bloccato. Tocca affrontare quelli o comunque schivarseli. Non c'è nulla da raccattare, quindi oddio, affrontarli non credo che sia una buona idea, eh. Abbiamo 14.000 anime. E il boss là dentro potrebbe risultare parecchio tosto. Perché è tipo qua dietro, no? Io non ricordo io che affrontavo questi ogni singola volta. Cazzo. Sì, è qua sotto. E questi sono da. No, ho sbagliato fiaschetta. Se avevamo una possibilità l'abbiamo appena persa. E vabbè, che fai? Non ci provi? Ormai che sei qua. Ma io non so chi sia il suo Ocelot. Mamma mia, se è brutto, eh? Signori, siamo pronti a morire male. Ha due fasi. La prima fase che è semplicissima, la seconda fase che si mette a correre come un toro scatenato. Cioè, oddio, semplicissima neanche la prima fase e poi più di tanto. Ci avveleniamo? No. Porca puttana il danno che fa. Ok. Vabbè, con la piromanzia risulta poi essere tutto più easy. Intanto studiamoci un attimino eventualmente il moveset, se riusciamo. Poi vediamo il da farsi, eh? Cazzo, non c'ho stamina. Devo ritagliare la coda, ma non riesco. Cioè, non so nemmeno se si possono tagliare, non sembra, eh? Dark Souls 1 era fighissimo perché ti mettevi dietro i boss e gli tagliavi la coda. Ed è una cosa che io ho sempre adorato. Gli facciamo un cazzo comunque, eh?
Salta un po' troppo lei. La deve finire di saltare in giro. Porca roia, che randellata che ci ha dato sulle gengive. Sì, ma cazzo, cioè questi non sono attacchi alle spalle, sono attacchi dall'alto. Sì, ma lei che vuole il suo Ocelot, io non so neanche cosa sia un Ocelot. La deve smettere di chiamarmi Ocelot. E che cos'è? Dai, no. Beh, abbiamo finito pure le fiaschette, dove vogliamo andare? Proviamo il mana, signori, giusto per capire. Porca puttana! Quanto danno gli facciamo? Mi ha dato una randellata in pieno cranio che mi ha schiacciato malissimo. Comunque, con la spada non gli abbiamo fatto nulla. Ottimo! Dobbiamo andare di mana. Naturalmente, signori, il nostro afro ci riprova, ma con la brace attiva sto giro. Ora, beviti subito la fiaschetta. Non mi hanno colpito, mi sono buttato male io dall'ascensore e quindi ho subito del danno sprecando dei frizzosi PV e naturalmente una fiaschetta. Ora, ho messo l'anello, quello là, per velocizzare il lancio degli incantesimi. E lo manchiamo male. Sì, così facciamo decisamente molto più danno. Ed è molto più easy come cosa, a mio avviso. Bella. Facciamo un botto di danno così. No, cazzo. Questa non ci voleva. No, già non ho finito il mana. Questo non va bene. Finire il mana non va bene, signori. Caro piccolo Ocelot, sembra easy, vero? Sì, ma cazzo, colpiamolo, afro. Colpiamolo. Dai, l'ha messa all'angolino. Dobbiamo stare all'angolino noi. Prendilo in pieno volto. Ma è possibile che finiamo il mana così velocemente, afro? Ok. Si è incazzato? Si è incazzato, sì, signori. Ocelot! Porca troia, si è buttato, pensavo andava dritto. Mo è più complicato. Mo è nettamente più complicato. Porca puttana, mi stavo curando. Dai, ma fammi curare. Che poi avevo sbagliato pure fiaschetta, quindi sti cazzi. Però dai, cazzo, l'abbraccio no così. Fammi una cosa, togliamo anche questa e mettiamo l'anello della palude, così da fare più danno con le piromanzie, perché sennò non riusciamo con il mana. Qual è l'anello della palude? Non me lo ricordo. Eccolo qua, anello della grande palude che potenzia le piromanzie. Ho meno invincibilità nella rotolata, ma spero che comunque io riesca a fare più danni in questo modo. Cioè sicuramente faccio più danno, spero che mi basti il mana per poterla ammazzare, sperando comunque di non morire male prima. Cazzo, stavo rischiando tantissimo. Non mi ero accorto che mancava l'ascensore. Prima ci sono arrivato diretto e a sto giro sono riusciti a colpirmi i nanerottoli. Mi hanno fatto un graffietto, diciamo. Allora intanto rimettiamo la spada, perché comunque là sotto devo ammazzare quel tipo. E quindi, ok signori, una volta fatto fuori questo, direi di prenderci un'altra bella brace, rimettere le piromanzie, schivare lui. Dai, correre a più non posso, ritornare là dentro, prendere eventualmente le anime se è possibile. E questa è un'ottima zona per farmare, perché comunque se fanno un botto di anime, anche se poi ce ne sarà una nettamente migliore. Bella, l'abbiamo preso. E mo schiviamolo, sto cazzo. Afro, schiva sto cazzo. Stia buono lei con sta cazzo di mazza, porca troia. Stia buono. E che cos'è? Si faccia spiammare. Caro Ocelot. Cazzo. Poi toglie un botto. A ogni attacco toglie un botto. Ah, non c'ho più mana. Cazzo. Ok. Subito. Fanculo però, Ve lo dico in amicizia. Ok,
Che fa? Carica subito. Carica da quel lato. Dai, sì, ma con quale codata me lo dice? Che roba è sta cosa? Ghiaccio? Sì, ma c'era una colonna davanti. Almeno un po' lo poteva rallentare. Cazzo, Afro, perché non schivi? Cazzo. No, non c'ho più cure. Ma vabbè, signori, non si può fare. Ci abbiamo provato un paio di volte e dobbiamo aumentare il nostro livello. Momentaneamente non riusciamo a fargli abbastanza danno. Ok, ok. A questo punto continuerei un pochettino l'esplorazione della zona. Cioè, alla fine qua non dovrebbe esserci comunque nient'altro, no? Questo di cazzo è, scusate. Un maghetto, ma era nascosto qua nell'angolino? Ok. Non ricordavo che c'era il maghetto nascosto nell'angolino. Vabbè, io faccio fuori questo e poi penso al soldato. Che già l'ha potenziato? No, non ce l'ha fatta a potenziarlo. E dunque lo possiamo fare fuori un attimino più in scioltezza. Venga qua, sto cazzo di scudo. Si avvicini. Dai, Oh, subito, così. E niente. Cioè, teoricamente non c'è più nulla, però giusto per fare divertire un attimo Afro, che comunque l'ha pigliata di santa ragione, anzi, fammo così. Fammogli vedere quanto è piromante il nostro Afro, a sto stronzo. Guarda qua come ti arrivano le piromanzie in faccia. Oh, attenzione, ancora vivo, ancora vivo. Ai Afro, spiromanzialo. Ok, ok, molto male. Frammento grande di titanite. Ah, ma ce ne sta un altro? Vabbè, questo è più easy. Questo è più easy, perché c'ha lo scudo quello leggero. Però una fiaschetta per sicurezza. Afro se la beve, eh? No, più che altro voglio vedere che cosa c'era in questa zona, che non me la ricordo, se abbiamo visto tutto o meno. Cioè, teoricamente ho preso tutto, però ho fatto talmente di corsa che non lo ricordo, quindi abbiate un attimo di pazienza, eh? Se magari sto stronzo ci muore, che doveva essere un attimino più easy pure lui da affrontare, invece no. Ok, beviamo questo. Frammento grande di titanite. Ok, a posto. Ah, rimetti questo. Là c'è qualcun altro da affrontare. Qua non c'è niente. Qua non ci abbiamo niente. Almeno giusto per vedere questa zona. Poi nel prossimo episodio continuiamo magari dall'altro lato, eh? Quello c'ha gli occhi rossi. E se non faccio fuori prima quello, sto cazzo che lo riusciamo a buttare giù. Prima il maghetto. No, dove cazzo vai? Dove cazzo vai? Dove cazzo te ne vai? Stronzo. Guarda sto coglione qua. Non si muove. Ok, sta leva ancora non la possiamo attivare, quindi è una cosa che avevamo già visto. Qua abbiamo raccattato tutto. Facciamo fuori questo e magari ci droppa qualcosa. Così, a cazzo, magari ci droppa qualcosa di interessante. Proviamo. Dai, è così. Non così, perché Afro, così moriamo male. Evitiamo di morire male, per favore. Che già siamo morti male troppo in questo episodio. E mi droppa qualcosa di interessante? Una brace, vabbè, dai, ok. Ci sta aver fatto questo per prendere una brace, ci sta tantissimo. Di qua siamo all'ingresso, quindi non c'è niente. A posto, sta zona è praticamente esplorata. Rimane quella dall'altro lato, che la vedremo nel prossimo episodio. Praticamente dal prossimo episodio partiamo da qua, da questo falò, e proseguiamo verso quella zona. Da qua l'abbiamo visto, là sotto abbiamo raccattato un po' di roba, il boss lo affronteremo dopo. L'unica cosa che voglio fare in questo episodio è tornare all'altare del vincolo, andare dal fabbro, perché se non sbaglio abbiamo preso una scheggia Estus, giusto? Così la aumentiamo gli usi Estus, che potrebbe essere una cosa buona. Fabbro, possiamo aumentare gli usi Estus? Ce la facciamo? Sì, ok, a posto, a posto. E dunque adesso abbiamo 9 fiaschette per quanto riguarda la vita e 4 per quanto riguarda il mana. Posso migliorare qualcosa? Abbiamo ottenuto roba? Do un'occhiata, ma non credo, eh. Sicuramente quelle 14.000 anime, possiamo dirgli addio, ma fa nulla. Però posso potenziare questo. Ottimo. E adesso mi serve la lastra di titanite.
però l'abbiamo già portata a più 8, più 9, a quant'è? Buono, non lo so, a quanto sta, posso vedere da qua? A più 9, l'abbiamo già portata a più 9 ed è tanta roba, sicuramente fa più danno. Però dobbiamo aumentare il livello del nostro afro, cosa che faremo più là. Signori, io direi che per questo episodio possa anche essere tutto. Vi invito dunque ad iscrivervi al canale, lasciare like, commentare e condividere il video, attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale, di seguirmi anche sui social che come sempre trovate in descrizione, e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!